Ciao ragazzi, bentornati. Voglio tornare a parlarvi di costruzioni dedicate per la pesca della carpa. Che possiamo tranquillamente abbinare alla tecnica dello spinning e alla tecnica della mosca. Parto da testine che vi ho fatto già vedere nei precedenti video, quindi le 8 mm o 6 mm e le classiche a clessidra nella versione dorata e nella versione in piombo. Sono tutti e tre ami a banana e ci permettono e ci facilitano tranquillamente la costruzione di quelli che sono i gamberi. Oggi vorrei farvi vedere nello specifico quella che è la mia interpretazione con l'utilizzo di quelli che sono i materiali che ho in casa ad oggi della famosissima Montana Hybrid. Montana Hybrid, che è più che riconosciuta nel mondo degli appassionati della pesca della carpa a mosca, è un'imitazione sostanzialmente di insieme. Cosa significa? Un'esca d'insieme va ad imitare un pochettino tutto. La Montana Hybrid, però, come in tutte le esche da carpa che applico, che utilizzo e che costruisco, ha le caratteristiche di assetto, di vibrazione e colore. Molto accattivante ovviamente nella Montana Hybrid ovviamente è il fatto della sua compattezza. Ricorda moltissimo, secondo il mio punto di vista, da amante anche del mondo della pesca light, ultra light o spin fly, quasi come un micro jig con il suo trailer. Ora entriamo nell'ottica di quelli che sono i materiali che ci servono, partendo ovviamente dagli ami, delle testine, e poi vediamo tutti i materiali e tutti i passaggi costruttivi. Allora ragazzi, materiali necessari per la costruzione di quest'esca che andiamo a vedere a breve. Big Tarantula, filato sintetico, morbido ed elastico ed aggiungo molto resistente, dona vibrazione e volume, riesce a dare una brillantezza e scatenare la curiosità di diversi pesci, è twistabile come la flat ciniglia che abbiamo visto nel precedente video, è utilizzabile per fare i corpi di streamer, gamberi o appunto mosche d'insieme, per fare collarini ed è tranquillamente utilizzabile al posto delle eikel naturali, ad un costo quindi inferiore. Altro materiale fondamentale, ma che può essere sostituito nel caso da altri prodotti disponibili in commercio, le Chen Ai. In questo caso le 4 mm o 6 mm che potete andare a montare su ami dell'8 o del 6 o del 4 possono essere tranquillamente sostituite con l'impiego delle clessidre della Parker, per esempio, o di altri marchi. Il materiale più importante per questa nostra imitazione, il pavone. Allora, una volta fissato l'amo al morsetto, andiamo ovviamente a fissare il nostro filo di montaggio. Ne tagliamo sempre quella che è l'eccedenza. Allora, in questo momento io vado a mettere in questa posizione il nostro amo, un pochettino più rivolto verso l'alto. Andiamo a prendere la nostra microciniglia, che potete utilizzare nella colorazione rossa o brown o verde, come preferite, questa qua. Ok. Lo spezzone circa, vedete voi quanto farlo lungo, state sempre un pochettino più abbondanti rispetto a quello che pensate che effettivamente vi serva. Ok. Io faccio così e prendo uno spezzone e vado a fissarlo. Arrivate all'estremo, io faccio sempre così per riuscire a dare già una forma al corpo. Ecco qua. Benissimo. A questo punto arrivati le nostre piumette di pavone. Allora, andate a selezionarle, io ne prendo circa 3, circa della stessa lunghezza, facciamo sempre in tempo a tagliarle,
Lasciamo la parte del calamo, quindi quella dell'attaccatura, verso la parte degli occhietti. Ecco qua. Arrivate fino quasi all'attaccatura. Io taglio l'eccedenza e faccio già un primo giro prossimità della coda. Una volta tagliata l'eccedenza, andiamo a prendere quella che dovrebbe essere la pernice nel caso della Montana. Andiamo a prendere in questo caso la Big Tarantula. Facciamo diversi giri. Ricordate sempre, come anche nel caso del Monster Brown, di portare sempre le fibre indietro. Ecco qua. In questo caso io cerco di fare più passaggi sullo stesso punto, perché questa mosca necessita effettivamente di avere abbondanza sul collarino, perché effettivamente è fondamentale come passaggio. L'elasticità e la resistenza stessa della Big Tarantula sono infatti caratteristiche decisamente rilevanti. L'impiego della Big Tarantula in questo caso facilita tantissimo la costruzione dell'esca stessa. Ecco, qui abbiamo chiuso, vedete pochissimi passaggi e abbiamo ottenuto un bellissimo risultato. In questo caso possiamo andare a utilizzare del dubbing rosso, che va a richiamare magari la codina, oppure chiudiamo così, come piace a me. Quanti nodi? Io normalmente ne faccio circa 5. 4 e 5. A questo punto bruciamo la codina della mosca, ottenendo così qualcosa di più omogeneo, ed ecco ottenuta la nostra esca. Codina, corpo in pavone, tarantola e occhietti. We'll be right back.